Grazie ovviamente al dottor Iommarini e al dottor Prosperi. Siamo all'ospedale di Atri, all'esterno del San Liberatore. Dottor Iommarini, è iniziata la seconda fase, come diceva da studio Jacopo Forcella. Tra poco ci sarà questa riconversione, questo ritorno, diciamo, alla normalità, alla operatività classica dell'ospedale San Liberatore di Atri. Ci sono dei percorsi differenziati. Vogliamo spiegare quello che accadrà da qui a qualche giorno? Da qui a, diciamo, tutto il mese di maggio, perché questa è una fase, se possibile, anche più impegnativa di quella iniziata nel mese di marzo. Ci stiamo riorganizzando per avere percorsi separati, per avere degenze separate per pazienti non Covid e pazienti, che mi auguro sempre meno, Covid. Al momento i degenti sono davvero pochi. Ma dobbiamo dire che questo è stato effetto del lockdown e di questo, della riapertura, sia pur parziale, ne vedremo gli effetti di qui a qualche settimana. Dottor Iommarini, possiamo fare anche un bilancio, un primo bilancio dopo questi due mesi? L'ospedale San Liberatore ha retto e ha retto bene a quella che è stata una vera e propria emergenza. Io devo dire grazie a tutti gli operatori. Tutti i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, il personale delle pulizie, delle cucine, di medici che hanno smesso di fare quello che facevano fino al giorno prima, il dottor Prosperi ne è un esempio, per dedicarsi a un'assistenza completamente diversa. Non siamo stati più bravi degli altri, e questa è una malattia così subdola che basta un attimo di disattenzione, quello sì, l'attenzione qui c'è stata massima in ogni momento, anche a livelli proprio di esasperazione, quello forse ci ha aiutato, ma adesso tutti sono più in grado di difendersi. Noi siamo stati fortunati e siamo stati attenti, era quello che dovevamo fare. Noi abbiamo avuto un periodo difficilissimo quando siamo stati trasformati in Covid, e questo è avvenuto dalla mattina alla sera, come tutti sapete, e per cui sono state interrotte tutte le attività chirurgiche di questo presidio. Abbiamo avuto la possibilità comunque di andare in altro presidio ospedaliero come quello di Sant'Omero per comunque continuare a trattare i nostri pazienti di classe A. Io sono consigliere comunale di opposizione del Partito Democratico e posso dire che l'atteggiamento del nostro partito è stato dall'inizio di grande responsabilità. Oltre alla grande responsabilità è stato anche propositivo, perché quel documento votato all'unanimità, di quella risoluzione votata all'unanimità in Consiglio Comunale, è stata una nostra proposta, e dove c'era il progetto di riconversione graduale di questo ospedale fino al ritorno alla sua normalità. È uno strumento importante perché permette di controllare politicamente che questo si attui, tutto questo percorso si attui, e inoltre verifica tutti gli impegni che vengono presi quotidianamente. Mi lasci dire che questa occasione ha codificato comunque il nostro ospedale come ospedale del territorio, ospedale di tutti. E, come ha detto giustamente il dottor Iommarini, la sanità dopo questa emergenza va rivista un po' nella sua interezza, perché ha messo a nudo quali sono le sue debolezze.